des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Ça appartient. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il 14 e 15 novembre siamo venuti nel centro di Firenze, in pieno centro di Firenze, dove è stato appena da pochissimo aperto il nuovo Apple Store, uno dei pochi Apple Store che si trova in centro città anziché stare in un centro commerciale. Sono stata molto in dubbio se venire qua, in questo posto molto popolato, popolare, dopo quello che è successo l'altra sera, questa cosa orribile che è successa a Parigi. E non voglio star qui a commentare più di tanto quello che è successo a Parigi, perché odio lo sciacallaggio mediatico che c'è sempre in queste situazioni. Lì per lì la prima reazione è sempre quella di pensare di non poter frequentare luoghi, evitare di vivere, evitare di fare quello che piace fare, di vivere la vita, di vivere la città, specie città così simboliche che comunque possono essere certamente un target. Io non sono tra quelli che dicono io non ho paura, io la paura ce l'ho, però nonostante questo, se ci blocchiamo, se non facciamo quello che è la nostra vita e deve continuare a essere la nostra vita, non vivremo già più adesso e quindi gliel'avremo data vinta a queste persone. E quindi sono qui nel centro di Firenze per la prima volta a vedere questo Apple Store. Poi vedrete nel video i miei commenti, le mie impressioni dopo aver testato con mano per la prima volta l'iPad Pro e l'Apple Pencil. L'effetto suggestivo della grandezza dello schermo, sì, l'ho provato. Allora, questa è la mia mano. Ok, incredibile. Ma in verticale fa ancora più impressione, devo dire. In verticale, visto in verticale, c'ha un effetto ancora sì, più... vero. Mi sa che la dobbiamo riattaccare. Questo schermo con questa elevatissima qualità, questa alta risoluzione, il fatto che ti venga consentito di manipolare una serie di applicazioni, gestire una serie di cose, specie nel campo della grafica, su uno schermo così grande, sicuramente ha un valore di bellezza estetica sicuramente interessante. Il discorso è che quando poi lo provi su una scrivania, ti rendi conto magari di meno del discorso portabilità, non ti trovi a doverlo mettere in borsa per portarlo in giro, e invece questo andrebbe molto considerato. Da un punto di vista di velocità, quindi di tempo di risposta per quanto riguarda l'uso di applicazioni come ad esempio Pixelmator, oppure applicazioni per il disegno come Paper o le stesse note, nonostante i 4 giga di RAM, non ho sentito questa enorme differenza con l'iPad Air 2 che uscì l'anno scorso e che ancora utilizzo. Come reattività delle varie applicazioni, anche usando le due una affiancata all'altra con lo split view, cosa che si può fare appunto anche con iPad Air 2, non ho sentito questa grande differenza, nonostante appunto la RAM si era raddoppiata in questo iPad Pro. A differenza della stragrande maggioranza degli stylus pen, questa è veramente una matita, nel senso hai davvero la sensazione di utilizzare una matita. Il vertice estremo, l'estrema punta, l'estremità finale corrisponde esattamente al tratto che fai, mentre normalmente con gli stylus pen, quelli col gommino come ad esempio questo, con questi stylus comunque il tratto fa fatica ad essere preciso, perché comunque mentre noi scriviamo non vediamo l'esatto vertice, l'esatta punta a contatto col foglio virtuale. La particolarità di iPad Pro, essendo prevalentemente questa, cosa crea? Crea un minimo di disappunto per il discorso che poi alla fine questo Apple Pencil è un accessorio non compreso nel pacchetto, quindi se una persona già deve spendere oltre 1200 euro per avere un iPad Pro, l'Apple Pencil non è compreso nel prezzo, quindi l'unica è acquistarla a parte spendendo altre 109 euro mi pare, a parte poi anche la tastiera, ma io non vedo proprio la necessità, l'utilità della tastiera. Poi bisognerà comprare assolutamente anche la custodia, perché si rovinerà l'iPad senza la custodia.
E quindi andate a superare sicuramente il prezzo di un MacBook. Però la sensazione di usare l'iPad come fosse un PC, per me l'iPad è quell'oggetto comodo e che vale la pena di acquistare se lo mantieni al massimo della mobilità e della praticità, perché altrimenti io utilizzo questo. Ti metto la penna, lo strumento penna, poi okay. Allora io scrivo così con la mia firma normale, no? Però se premo di più, esatto, vedi, viene un tratto sempre più intenso. Fantastico, lo faccio vedere proprio vicino. Allora così è leggero. Poi io premo sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte, ecco qua. Fantastico. E quindi anche con la matita, cioè, se io con la matita ti fa proprio l'effetto matita. Allora io faccio così, sto colorando normalmente, poi faccio sempre più forte. No, è proprio come se stessi disegnando su un foglio. E quindi uno, se vuole anche fare le sfumature, ah guarda che bello, diciamo i bambini, se uno vuole colorare tipo il cielo, questo non vede, prova a disegnare. Allora questo è leggero, la faccio sempre più spesso, guarda che roba, guarda il pennello sfumato, tipo ancora, no guarda, bellissimo. Se tu premi più forte puoi fare un quadro, esatto. Questo è Adobe Sketch. Io qui sto premendo forte, ovviamente il verde diventa più intenso, quindi regoli non solo il tratto ma anche il colore, l'intensità del colore. Questa è una cosa fantastica, vedere, prova. Per me che non so disegnare è pazzesco. Mi ha studiato un po' l'applicazione di questa qui. E quindi ci si chiede se il gioco valga la candela. Come esperienza altra della creatività, per chi fa attività vicine a questo discorso, può essere una bella cosa, ma è una cosa molto 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 in più. Ci fossero, diciamo così, tanti altri aspetti che cambiano radicalmente o danno qualcosa di fortemente diverso con l'iPad Pro, probabilmente uno potrebbe anche sentirne più il bisogno di fare questo acquisto. Al momento, nonostante questo iPad si chiami iPad Pro, secondo me sono più i contro dei pro rispetto all'utilizzo di un iPad normale.